Lunedì 7 ottobre 2024, le notizie dal mondo dell'energia. Oggi sul PDF riportiamo il breve resoconto di un incontro che abbiamo avuto a Milano con i vertici di Recurrent Energy, controllata di Canadian Solar, uno dei più grandi protagonisti al mondo e in Italia, in particolare nel settore del fotovoltaico, che ha appena accolto nel suo azionariato anche il fondo BlackRock. Quello che ne esce fuori è che, nonostante tutte le novità normative, regolatorie e gli ostacoli introdotti negli ultimi mesi, negli ultimi anni rispetto al fotovoltaico in Italia, i piani di Recurrent per il nostro paese non cambiano, non cambia la volontà di investire e crescere molto nel nostro paese. Ma d'altronde sono tante le società, i fondi di investimento che ogni settimana comunicano piani importanti di investimento per l'Italia. Sono tante le autorizzazioni. Contiamo nell'ordine dei 100-200 MW a settimana di nuovi progetti fotovoltaici, segno che c'è un po' un divario tra quella che è la rappresentazione di un paese fermo rispetto alle rinnovabili e la realtà dei numeri, che invece parla di un settore ancora molto molto vivace. Sul PDF di oggi segnaliamo anche un'altra rubrica molto longeva della staffetta, la cronologia settimanale della mobilità, che esce ormai da più di 7 anni. Siamo arrivati alla puntata numero 306. La notizia della settimana è il via libera della Commissione europea ai dazi sulle auto elettriche importate dalla Cina. I 27 sono arrivati in ordine sparso, ma la Commissione ha deciso comunque di tirare dritto. Di auto elettrica ha parlato anche l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, nel fine settimana, alla giornata dell'economia organizzata da Forza Italia a Milano. Descalzi ha parlato di politiche insulse e ridicole, di una questione importante, ma che ci fa molto arrabbiare rispetto alle politiche europee sull'auto elettrica. Ovviamente l'Eni è parte interessata, nel senso che ha già convertito due raffinerie a bioraffinerie, cioè per la produzione di biocarburanti in Italia. Si appresta a convertirne una terza, quella di Livorno, e forse anche una quarta a Sannazzaro. Biocarburanti che non sono però riconosciuti dalle politiche europee come complemento alla transizione della mobilità, né dal punto di vista fiscale a livello nazionale. Descalzi già diverse volte è intervenuto criticando fortemente e molto apertamente le politiche europee. Nel 2019 al Maxi aveva parlato dell'Europa come un grandissimo mercato vuoto di energia. Scopriremo, disse, che non abbiamo energia. L'abbiamo scoperto molto molto concretamente 2 anni dopo, nel 2021, con la crisi dei prezzi e poi con l'invasione russa dell'Ucraina. Lo scorso febbraio anche era tornato sul tema parlando di Europa in rianimazione. Abbiamo un grande mercato che si sta atrofizzando, disse sempre a un evento organizzato da Forza Italia. Non abbiamo energia nostra e non abbiamo soldi. L'Italia e l'Europa hanno grandissime capacità produttive, ma sono come una Ferrari senza benzina. Tutto questo e molto altro sul sito di Staffetta Quotidiana, breve sul PDF e questa sera nella rassegna delle notizie. Buona lettura.